Intanto grazie a Sinistra Anticapitalista per l'invito e anche per la qualità della nostra discussione. Non è facile trovare, insomma, una situazione dove si affronta con un certo livello e non per slogan una situazione complessa come quella che ci troviamo davanti. Quindi vi ringrazio di questa preziosa occasione. E, diciamo che la guerra in Ucraina ha tre livelli. Uno, quello a tutti conosciuto, l'aggressione, l'invasione da parte della Russia dei territori dell'Ucraina. Il secondo livello, che forse la frase inviterei su questo a farci una maggiore elaborazione, è quello dello scontro tra nazionalismi. Il nazionalismo è il retroterra culturale dell'imperialismo in questa fase, è la disgregazione, insomma, del mondo. Il terzo livello è il problema del dominio del mondo, la guerra interimperialista, la corsa di armi, il rischio della guerra nucleare, l'accaparramento delle risorse, il ridefinire la forza di forza a livello internazionale. Di questi tre livelli, sul primo è l'unico livello su cui possiamo schierarci contro l'aggressore e a fianco delle popolazioni, non solo la popolazione ucraina, subisce ormai decine di migliaia di morti, la distruzione di infrastrutture civili, milioni di profughi costretti a abbandonare le proprie case, ma anche la popolazione russa, dove ormai si contano decine di migliaia di vedove, di madri che non sanno più niente dei loro figli, e una situazione dal punto di vista del diritto interno e di repressione dei movimenti molto pesante. Quindi tenere sempre distinti i popoli e i governi è un esercizio mentale fondamentale, senza il quale altrimenti non si ragiona più. Da questo punto di vista il campismo non è solo nemico, diciamo, di un ragionamento compiuto e politicamente corretto, ma è del tutto funzionale alla propaganda del nemico, bellicista. Anzi, siccome è caricaturale, spesso sono i campisti a essere chiamati di uno e torcicolo, perché alimentano esattamente la speculazione, il pensiero dominante, no? Della guerra, dei valori, qui c'è la democrazia, qui là c'è la barbarie, e loro si immedesimano perfettamente in questa cosa. E dunque il campismo come oggettivo elemento di regressione, insomma. Il regime di Putin è un regime che si chiama apertamente allo zarismo, non solo per le cose che dicevi su Lenin, no? Cui viene incolpato di essersi inventato ucraino, ma proprio per l'approccio, insomma, diciamo che Putin prende a mani basse un armamentario ideologico costruito in questi 30 anni di guerra a pezzi, in cui la guerra è stata riabilitata, nobilitata dall'Occidente in gran parte, no? Violazione sistematica del diritto internazionale, la guerra umanitaria. Lo chiamo operazione speciale militare, non solo per un problema interno, perché altrimenti dovrebbe proclamare la conscrizione obbligatoria, la mobilitazione generale, se si chiamasse guerra, ma anche perché inizialmente addirittura utilizzò il termine peacekeeping, esattamente una delle operazioni. Noi interveniamo per impedire il genocidio della minoranza russa. Vi ricorda qualcosa questa, non so, sul Kosovo, in Bosnia, no? Tutto questo armamentario prodotto in 30 anni è stato ripreso pari pari da Putin e riproposto nella propaganda bellica. Ed è la stessa cosa, ecco, qui ci troviamo di fronte, siccome accusano il pacifismo di essere troppo etico, delle belle anime, sì, tutti vogliono la pace, ma inefficace, impolitico, in verità ci troviamo di fronte, ho sentito Manconi, che è stato persona assolutamente rispettabilissima, no? Tutto questo gruppo che viene a lotta continua ha un'inclinazione bellicista di giustificare tutte le guerre negli ultimi tre decenni, dallo svarione fatto a sostegno dell'Ayatollah Khomeini da Sofri a suo tempo, e poi insomma c'è stata tutto proprio una mancanza di analisi base, no? Le citazioni di Manconi negli interventi in aula, non in questa, ma nella precedente discussione,
erano, da parte dei Fratelli d'Italia, era il più gettonato, proprio perché il tentativo è quello di rendere nobile la guerra, la cosiddetta guerra etica, altro che il pacifismo etico, si andava avanti. La guerra per la democrazia, per la pace, per i diritti umani, per impedire il nuovo Hitler. Questa storia del nuovo Hitler ritorna sistematicamente in tutte le guerre degli ultimi decenni e via dicendo. E contro la guerra etica, che è la negazione della politica, perché la negazione della politica, sì, continua a riproporre questo refrain: se Putin smette la guerra, finisce la guerra, se l'Ucraina smette di combattere, finisce l'Ucraina. È chiaro che c'è una parziale verità in questo, però la verità che non si dice è che non esiste una soluzione militare della guerra in Ucraina, perché la soluzione militare è la cosa che diceva prima Franco, è lo scenario afghano, il logoramento negli anni di una guerra continua della Federazione Russa affinché la Federazione Russa imploda. Solo che è una potenza nucleare e richiede milioni di morti sul campo. E c'è la possibilità che il conflitto si estenda. Oggi abbiamo la vicenda di Kaliningrad, con il corridoio, con le sanzioni che vengono adottate, poi sono cemento, ferro, che per le sanzioni non possono passare, e quel corridoio rischia di essere una scintilla. Tutti i paesi baltici rischiano di essere un elemento in cui si può degenerare una situazione più generale, e nessuno mette in campo una proposta politica. La guerra, almeno dalla nostra analisi, è in primo luogo una guerra fatta anche contro l'Europa, che vede alcune cambiare completamente il proprio volto, non solo per la riconversione energetica, ecologica, viene rinnovata, si ritorna al carbone, si rilancia, si abbandona quei programmi, perché l'economia di guerra richiede le eccezioni, sarebbe bello riconvertire il cambiamento climatico e via dicendo, ma c'è la guerra e bisogna ragionare in quei termini. Ma anche per vedo sfigurato l'Unione Europea dal fatto che dei paesi neutrali siano stati di fatto costretti, indotti dalla non capacità di politica dell'Unione Europea a chiedere l'ingresso nella NATO. Quando la Svezia e la Finlandia decidono l'ingresso nella NATO è perché in questi mesi sono stati abbandonati a loro stessi. Non è stata mai considerata una forza dell'Unione Europea ad avere al proprio interno paesi neutrali, a cui per esempio affidare una missione di pace, come sarebbe stato ovvio, come lo fu nel 1975 la conferenza di Essen. E allora in quel caso, quello, cioè Karamanli e Putin invade, eccetera, scusate, non ci date nessun ruolo, metteteci in un regolo della NATO, entriamo nella NATO. E tutti a festeggiare questa cosa, come se questa cosa non cambiasse la qualità dell'Unione Europea. Guardate, non c'è stato un paese, un nuovo paese, che è entrato nell'Unione Europea dalla caduta del muro di Berlino che prima non avesse aderito alla NATO. Non ce n'è uno. I paesi neutrali erano quelli prima dell'89 e sono rimasti quelli. Adesso ne avremo qualcuno in meno. E questo non aiuta una prospettiva di autonomia dell'Unione Europea, neanche nella logica imperialismo, no, proprio perde l'autonomia. L'Unione Europea si affianca a un pezzo dominante per il momento degli Stati Uniti, che vuole la politica di logoramento al modello afghano, perché questo creerà delle condizioni di subalternità economica nei confronti degli Stati Uniti, sul gas, sul petrolio, via dicendo. In questo quadro si sommano altre cose, la vicenda del grano, la questione delle carestie alimentari che colpiscono alcuni paesi del sud del mondo che dipendono da questa cosa, l'emergere di potenze che battono cassa, pensiamo a Erdogan. Per il momento Finlandia e Svezia non entrano nella NATO perché c'è il veto di Erdogan, che chiede a due paesi, che sono due paesi neutrali, dobbiamo fare quella politica contro un paese della NATO, cioè dare accoglienza, diritto d'asilo al popolo curdo e ai suoi esponenti politici.
questi rischiano di essere consegnati, di essere come è avvenuto in Siria, esattamente come è avvenuto in Siria. Ci hanno difeso la Daesh, l'ISIS. Kobane in questi giorni rischia di essere di nuovo invasa dalla nuova operazione quando Erdogan avrà il via libera da parte degli Stati Uniti e Russia. Ci sarà una nuova invasione, perché di questo si sta facendo, e tutti i giorni la Turchia continua a bombardare la zona del Sinjar, del Kurdistan iracheno. Allora, questa situazione, questo per dire solo uno dei soggetti, parliamo del piano tedesco, che è una cosa che fa un po' tremare i polsi, per chi avesse un po' di memoria, si è detto un po' di... Il riarmo tedesco ha sempre portato poi a qualcosa che non è esattamente la pace, il riarmo giapponese e tutto ciò che sta avvenendo, come giustamente hai richiamato tu, nell'Asia, è un altro elemento di fortissima inquietudine. I nostri argomenti, che pure ci abbiamo, dovremmo riuscire a veicolarli nel dibattito generale, perché si dice di fronte all'aggressore, il nuovo Hitler, la violazione del diritto internazionale, via dicendo, bisogna armarsi, bisogna portare il PIL, del nostro PIL al 2%, da 26 a 38 miliardi di euro, come se in questi ultimi 20 anni la spesa militare globale non fosse raddoppiata. Cioè, noi dalle Torri Gemelle ad oggi abbiamo avuto il più grande crescita della spesa militare globale, come ci dice il rapporto del SIPRI, eppure questa non ha portato maggiore sicurezza, non ha portato alla ragionevolezza le forze imperiali, imperialiste, ma anzi, ha alimentato questa spirale verso la guerra. Dunque, battersi per il disarmo torna a essere una questione centrale, fondamentale. La solidarietà. La solidarietà dal basso è fondamentale anche per legittimare l'intervento pacifista. Normalmente ci hanno sempre detto, dice, dove sono i pacifisti, no? Quando scoppiamo i conflitti, eccetera. Oggi dovremo chiedere dove stanno i sostenitori della guerra umanitaria, per esempio di fronte a un terremoto come quello dell'Afghanistan, 1500 morti, decine di migliaia di persone, e l'Afghanistan non è nelle prime pagine dei principali giornali, che pure, insomma, sì, hanno fatto di tutto, no? per giustificare 15 anni di presenza militare occidentale, di guerre, insomma, in quel paese. Dovremmo avere questa capacità comunicativa di ribaltare, di andare a battere noi casse e non viceversa, insomma, da questo punto di vista, e rivendicare a chi si batte per la pace la vera proposta politica, perché attualmente la politica non esiste. A me capita di lavorare alla Camera dei Deputati e io confesso di non aver mai visto come questa legislatura passare atti del governo di nuovi sistemi di arma, di aver visto la lobby dell'industria bellica nazionale, Leonardo non solo, fare shopping tra i parlamentari, ottenere di tutto. Non esiste più un pensiero critico in Parlamento, e questo a confronto di un paese che continua a essere sostanzialmente pacifista nella sua opinione pubblica. E questo divorzio tra il paese reale e il paese legale è un elemento delle crisi delle democrazie liberali, del nostro paese in particolare. E però non è un'eccezione, perché tutte le guerre fatte dalla fine della seconda guerra, scusate, dalla fine della guerra fredda in poi, sono sempre state fatte contro i popoli. Il prossimo anno celebriamo i 20 anni della grande manifestazione, quella, la seconda potenza mondiale, no? Del 15 febbraio 2003. Quella fu la più grande manifestazione internazionalista della storia dell'umanità. Simultaneamente, in 24 ore, in tutte le capitali del mondo, no? Decine di milioni di persone, e contro quell'opinione pubblica decisero che invece bisognava fare la guerra, che bisognava distruggere l'Iraq, che il nemico, le armi di sterminio di massa che non ci sono mai state, erano il pretesto per scatenare l'ira di Dio contro quel popolo. E questa cosa pesa,
nelle capacità di mobilitazione, nelle capacità di fare reti, no? Perché adesso è molto più complicato su questa guerra spuria, giustamente diceva. Questa è la guerra spuria, non è come la guerra libia, che univa tutti, no? È perché insomma, i compagni spagnoli ci dicono che le armi servono, perché se la Francia e la Gran Bretagna l'avesse data alla Repubblica di Spagna contro i nazifascisti che venivano da fuori per sostenere Franco, forse la storia sarebbe andata in altro modo. Io a questa obiezione di tipo storico non so esattamente rispondere. Mi pare, da storico, avendo studiato storia, essendo laureato in storia, che questo scenario ricorda molto più la prima guerra mondiale che la seconda. E non so se i socialisti, i pacifisti dovevano schierarsi con lo zar o con l'imperatore austriaco, eccetera. Però questo modo di ragionare è saltato. Non è nelle corde di un ragionamento collettivo. Questa è la guerra contro l'umanità. Tutte le guerre sono contro l'umanità. E chiedere il cessate il fuoco, la fine del conflitto, il fatto che si torni al negoziato, che non è stato mai fatto, è, diciamo, il minimo sindacale. La nostra idea è quella di proporre un pianeta diverso, un'Europa diversa, ma per farlo abbiamo necessità di mettere in campo un'idea che metta insieme la questione del cambiamento climatico, i diritti e le donne. E noi che lavoriamo in Iraq, devo dire che qualcosa stiamo vedendo dal sud del mondo, perché poi il mondo non è che si chiude solo in Occidente e la Russia. Insomma, noi vediamo in Medio Oriente tantissime, cioè, movimento sociale straordinario, i compagni di sinistra anticapitalista lo sanno, almeno nel ciclo di Roma, perché abbiamo fatto molte iniziative rispetto alla rivolta popolare che per 3 anni, nonostante la pandemia, la repressione, centinaia di morti, ha portato decine di migliaia di giovani a scendere in piazza contro le politiche settarie di quel sistema, contro lo sfruttamento del petrolio da parte delle multinazionali, per finalmente avere una società includente, non escludente, basata sul settarismo, sulla discriminazione sociale e via dicendo. E lì, in una società dove il 50% della popolazione è a 20 anni, come media d'età, noi respiriamo un'altra aria. Probabilmente in società più giovane sarà possibile trovare, lanciare. E noi siamo abituati, anche come sinistra europea, no? A essere punto di riferimento. Probabilmente non ci abbiamo più nelle corde questa cosa, di essere più. E aspettiamo tante cose che stanno avvenendo nel mondo, la Colombia l'altro giorno, appunto le lotte in Iraq, le lotte che ci sono state e ci saranno in Medio Oriente, di fronte al fatto che il grano non arriva. Il Libano è una polveriera da questo punto di vista. La possibilità di costruire ponti e reti internazionali diventa per noi un'urgenza. Dopo la sconfitta del 15 febbraio, il processo dei social forum di Porta Alegre è andato disgregandosi. Però oggi, più di ieri, sentiamo la necessità. Andrà fatto in modo diverso, dovranno essere nuovi attori che lo portano avanti, ma quella roba noi abbiamo bisogno. Perché altrimenti, se ci affidiamo solo ai governi, noi non andiamo da nessuna parte. Il destino è scritto, proprio perché la politica ormai non esiste più a quei livelli. Esiste il gioco della forza, l'accaparramento delle risorse, il ridisegnare i rapporti di forza. Noi come un Pontepera partecipiamo a queste carovane, finisco su questo, pur individuando nelle limiti ovviamente, no? Però anche in Ucraina vi sono soggetti, compagni, formazioni politiche che con cui entrare in relazione, e noi andremo a trovarli adesso a Kiev, più complicato adesso perché esiste la legge marziale, ma dobbiamo dare voce all'altra Ucraina, a quella che chiede un'Ucraina includente e non basata sulla monolingua, la monocultura, no? Culturale, nel senso, perché questi sono i nostri compagni, questi sono i semi che vanno gettati. Lo abbiamo visto in Bosnia e Erzegovina, nell'ex Jugoslavia, perché un po' ricorda questa dinamica, la disgregazione, no? I nazionalismi che prendono
si arriverà poi alla ripartizione etnica di quelle zone, e invece dobbiamo tenere insieme i punti. Per esempio la Croazia, per molti aspetti mi ricorda la Croazia del 92, del 91, di Tuđman, mi ricorda per molti aspetti Zelensky, il regime ucraino. E adesso in Croazia ci sono formazioni di sinistra, vi è un sindaco che viene dalla sinistra radicale, Zakaria. Segnali, forse qualcosa di più, perché noi sappiamo che quando non parla il cannone, le lotte sono possibili, ed è possibile anche un'altra possibilità, un'altra scelta, e costruire un mondo diverso. E ci abbiamo bisogno per questo di far cessare il conflitto al più presto, per consentire ai movimenti di riprendere a parlare e costruire un'Ucraina e anche una Russia differente. Grazie.